Un altro esordiente che ci presenta un brano mitico di Gianni Morandi. Molti suoi amici non credevano che sarebbe riuscito a salire sul palco, ma a dispetto di tutti, per voi Tiziano infatti mandare dalla mamma. Falla sentire bene, non succede? Sì, prova. È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, ma se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi! T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, ma se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Grazie a tutti. Bravo, bravo Tiziano, bravo, bravo, bravo. È incredibile, oh. Gli avevo chiesto l'anno scorso, ho detto: Tiziano, perché non vieni a cantare una canzone alla serata tutto pignà per le giornate settembrine? Mi sei messo a ridere per dirmi: mi posso venire a cantare? Bravissimo, sei stato bravissimo e spiritosissimo. Allora, quello che ha fatto Tiziano stasera sia un chiaro messaggio per tutti quelli che il prossimo anno vogliono fare qualcosa, lo vogliono fare ma non hanno il coraggio di farlo, perché pensano: ma io che vuoi fare, ma io non so cantare, ma io me ne vergogno, e perché te pare che noi altri non ce ne vergognimmo come l'altro sta qua su? Guardatemi a me. Ma io perché so che c'è delle facce toste voi altri, mica io. Un problema per me è relativo, guarda Nunziatina, more scande. No? Quindi, no, volevo fare veramente un discorso serio, che sia chiaramente un invito a tutti quanti, magari hanno voglia ma non hanno il coraggio pure. Dovete sapere che tutti gli anni, a partire da giugno, luglio, c'è sempre qualcuno che si interessa per l'organizzazione di questa serata, di questo spettacolo. Quindi io vi pregherei, provate perlomeno prima di dire no, io non lo farò mai, perché qui sopra non serve chissà cantare, chissà recitare o chissà suonare, non servono gli attori, non servono i veri protagonisti, perché i veri protagonisti di questa serata è il pubblico, perché qui sopra voi battete le mani anche se uno canta male, quindi dovete capirla questa cosa qua. Aiutateci il prossimo anno, qualcuno si faccia avanti, dica: senti, io vorrei provare a cantare una canzone. La prova, ci sono gli studi di prova, c'è Gianfranco che mi dà una mano a me, che fa fare le prove dentro con tutta la strumentazione. La gente, molti sono venuti, hanno provato, hanno visto che praticamente non potevano cantare, no perché erano stonati, perché
da lì a Ugandà ci sta via di mezzo 10 chilometri, e allora ha detto, giustamente, molto onestamente, ragazzi, io ci ho provato, non so cantà, non gliela fa manco avvicinarmice, io vi ringrazio lo stesso. Allora, però volevo dire anche un'altra cosa, le presentatrici secondo me sono andate bene, anzi benissimo, e siccome devo dire una cosa, c'era qualcuno che era anche un po' scettico, ma loro, perché siccome non si espongono come me al pubblico, sono un pochino più riservate, allora c'era qualche perplessità, e invece anche loro hanno dato un'ulteriore dimostrazione di intelligenza e di simpatia venendo qui sopra, magari lasciandosi schernire da qualcuno dicendo, ma quelle che siamo andate a fare, come del resto tutti gli altri, e invece sono andate benissimo. Quindi questo è un altro invito, al prossimo anno due o tre ragazze che vengano da me, oppure da Gianfranco, oppure dal sindaco, perché adesso il sindaco stando, alzi un braccio, sindaco, se ci sei batti un colpo, eccolo là. Allora, il prossimo anno, se qualcuno ha bisogno di fare qualcosa, le mandiamo da te, e tu gli indirizzi chiaramente alle persone che ti sono vicine. Quindi, a questo punto, niente, io quello che dovevo dire l'ho detto, quello che dovevo fare l'ho fatto. Vuadri? Sicure? I piatti e derlati? Io ci vorrei venire dentro le cucine vostre a pranzo siete state, oggi siete state a sbafare, allora, ecco, ha risposto una rappresentante di una schiera de Pignarole. Allora, prima chiaramente io volevo dire una cosa, quello che era stato detto prima sulla scenetta chiaramente è stato detto in maniera scherzosa, quindi se magari è stata detta anche un po' di verità, che nessuno se la prenda, anche perché abbiamo citato un personaggio che è stato qui ad Appignano noi, no? Vabbè, io ho detto una cosa che magari, però è vero, che male c'è, che poi oltretutto non è che noi lo volevamo far passare da fesso, anzi tutt'altro che fesso, anzi, a proposito, vi posso raccontare invece che gli è successa una horda a quel signore lì. Hai trovato un appartamento di 250 metri quadri vicino Linate a 300.000 lire un mese. Beh, un attico di 250 metri quadri a 300.000 lire un mese non si trova manco a Pignà. Figurammici vicino Linate. Chiaramente, questo signore che ha detto, lo prendo subito. L'ha pigliato. Non sapeva però che sta appartamento sta lì a 28 metri dalla pista d'atterraggio dei Jumbo 7. Un primo apparecchio che ha atterrato gli è costato 500.000 lire le lampadine, gli ha fulminato tutte le lampadine dentro casa. Sopra casa sua, udito di casa sua, tutte rodate nere, c'era che l'apparecchio ci toccava con le ruote quando arrivava per terra. E prima di arrivare i piloti facevano, ecco, siamo arrivati. Apposta che stava 300.000 lire un mese. Quindi voglio dire, queste sono delle... Può succedere a tutti chiaramente, però voglio dire, non, è stato anche furbo in fondo, perché vabbè, dicevo 300.000 lire, 250 metri quadri, che c'è piglio? Vabbè, questo era per far passare altri due minuti. Adesso invece, ritornando alle presentatrici, avete visto quindi che sono state molto spiritose, molto simpatiche e molto anche intelligenti a venire qua sopra praticamente a sdrammatizzare un po' la loro figura. A questo punto sapete che succede? Come tutte le cose, come tutte le persone, c'è da dargli 500 lire per farli monda su e 500.000 lire per farli cala giù. Non gli basta presentare, non gli basta. Vuole cantare pure una canzone, vuole cantare una canzone. E il padre mi ha detto, ma che richiami a fa, che non è buone, non è buone? Chiamere che... anzi che non è buone. E mi pare che la canzone che cantano si tratti proprio di una canzone famosissima di Lucio Battisti. Il titolo è Un'avventura. E a cantarcela sono proprio le nostre presentatrici Laura e Lucia. Un grosso applauso. Ha detto il padre che non era buone. Se lo chiappa a Balfrido, ma... un'avventura.
l'amore non è una stella che al mattino se ne va. Non sarà meritano doppio l'applauso, aspetta non giate via, lo meritano doppio l'applauso, lo meritano doppio. Sono state anzitutto bravissime presentatrici e direi delle ottime cantanti, anzi non so se siete più, meglio più cantanti o presentatrici, tu sotto quale veste ti vedi meglio? Io meglio cantante. Meglio cantante, tu? Io d'accordo con la sorella. E da grande che farai? La postina. E tu invece? L'impiegata. L'impiegata. Chi è l'altro che faceva guardia? Ero io. Laura. Era Laura. Una volta ti ricordi? Stadio lì a cassa, dovevo pagare, chiaramente. A un certo punto, me bocca esta mi fa, con lo cappello, mi sono spiritato io perché avevi una donna bella con cappello che... Mi mettivi sull'attenti, mi fa Fabrizio, non fare lo spiritoso. Me coglioni, io c'è. Guarda che c'hai la macchina in divieto di sosta, la multa non te l'ho fatta, dopo vai in giro a dire che non so buona, eh? Gli guardavi, guarda, io manco adesso gliela farò a dirlo che non si buona. E diciatemi di quando mi sono sbagliato. Sono veramente carine queste due ragazze, brave, un altro grosso applauso e a cambiarvi pure il manico del cucino. Perfetto, fino alla fine è così. Allora, come avete visto, da cosa nasce cosa? Loro volevano cantare solo una canzone, io gli avevo proposto di presentare, hanno presentato e hanno cantato. Può darsi se meglio di adesso na, suonava pure. Allora, adesso invece siamo giunti... voglio quando cengo. Stiamo andando di 4-5 minuti ancora. No, siamo arrivati quasi alla fine, ci sono rimaste circa 5-6 canzoni ancora. Adesso il prossimo brano è un brano dolcissimo, un brano bellissimo, un brano cantato da un artista, secondo me, che è uno dei miei cantanti preferiti, Marco Ferradini. Il brano è un vecchio successo, sempre di moda, e il titolo di questo brano è Teorema.
a cantare questo brano è un mio carissimo amico, una persona che io stimo moltissimo, anche perché è un ragazzo veramente splendido, ha l'anima eccezionale secondo me questo ragazzo. E quindi ci canterà Teorema di Marco Ferradini, Sandro. Buonasera. Che là scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama è più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ora. Non farti vivo quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, da fuori dal letto nessuna pietà. Parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. E questa è l'unica legge che c'è. Grazie. Adesso un brano che ha spopolato negli anni '80 in tutte le spiagge italiane. Tutti l'abbiamo cantata, è un brano di Umberto Tozzi. Il titolo è Ti amo. Un applauso anche perché non è voluto mancare a questa serata nonostante la febbre, quindi merita veramente un doppio applauso. Per voi Massimiliano. Grazie. Ti amo, un soldo ti amo, in aria
ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo. Io ti amo. In fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma treno davanti al tuo seno. Ti odio e ti E va bene. Beh, certo, però che per Fabrizio mi sembra, ecco, troppo facile. Siccome noi tutti gli anni cantiamo, io sempre la stessa faccia, ormai sicuramente prima o poi piglierò una marea di pomidori. Tanducci però che porta per culo a tutti, no? Io ho pensato, sarà ora che canta o no? Penso che sarà ora che facciamo cantare, no? Perché io sempre faccio arroscia, sempre qui sopra. Il suo pure, non è che non ce l'arroscia, però parla solo. Adesso facciamo cantare. Dove stai? Vieni Fabrizio, fuori, vieni faccia qua, da... Vieni. No, perché... Un applauso a Fabrizio! Che devi fare? Canti una canzone, è la che cantai st'inverno lì a casa mia? Perché, guardi, non sapete, ma io ho una specie di saletta con tutto l'impianto e ogni tanto tutte le persone che hanno andato qui ha provato a casa mia, tranne quello gruppo. E anche Tanduccio ogni tanto canticchia con me. Allora dico, ma perché non monti su a cantare invece di sempre le fregnacce? Sì, sempre, no? Posso usare... Posso ci via? Vuoi via, si sì, contento? No, aspetta, dove vai? Cioè, tu fammi capire una cosa. Io le figuracce ne ho fatte tante sulla vita. Sui fianchi pure di più. Adesso dove vuoi far cantare?
E mo detto, io canto solo se c'è qualche cosa che non funziona. Guarda, non so. Siamo arrivati da dove? Era 11 e mezzo. Illi che sappia che andava, cantato tutti. Potremmo anche evitare. Solo che sembra fregnacce. Però se canti. Vabbè, però se canto, canto la canzone lì. Ecco. Io canto una canzone che dovete sbattere mai tutti quanti. Ma è una canzone, non è scherzosa, è una canzone cantata da dal mio idolo, esatto. Gianni Morandi. No, gli viene anche bene, perché Gianni Morandi usa canta bene. Grazie, è un artista. Grazie. Crepi, prego, il palco è tutto tuo, Santucci. A posto. Eh? No, non pare. Però mi ricorderò che mi to zitto, Adesso vorrò più Gianni Morandi. Bussa sempre di notte ad ogni ora, poi entra in casa sicura. Si siede ai piedi del letto, non vuol più andar via, poi si spoglia nuda. Parlami di te, bella signora, parlami di te che non ho paura. Partami con te nei tuoi silenzi, partami con te dei tuoi tanti amanti, dei tuoi tanti amanti. Orema! Tutti che ci prepariamo per la finale! Grazie! L'ho vista dietro lo specchio anche stamattina, lei era lì seduta. Mi facevo la barba e lei compagnia, poi non l'ho più veduta. Sono andata via, ma solo per un minuto, e non perché ho bevuto. Non si cerca il dolore, ma mi batte il cuore. Parlami di te, bella signora, io ti trovo bella, non mi fai paura, signora solitudine, signora solitudine. Parlami di te, bella signora, parlami di te che non ho paura, portami con te nei tuoi silenzi, portami con te nei tuoi appartamenti, tuoi appartamenti. Su con se va! Più forte! Su tutti quanti! Ma come fa? Ti sono andato a cercare. Signora solitudine, parlami di te, bella signora, parlami di te.
paura. Portami con te nei tuoi silenzi, portami con te nei tuoi appartamenti. Parlami di te, che non ho. Bis, 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 a questo punto, dai, dai, bis, sa. Non hai cantato mai, quest'anno sfogati. Vai, vai, vai. Passa sempre di notte ad ogni ora, poi entra in casa sicura. Vuol più andar via, poi si spoglia nuda. Parlami di te, bella signora. Parlami di te, che non ho paura. Parlami di te, che poi silenzio. Parlami di te, che poi tanti amanti. E tu tanti amanti. Più veduta, sono andata via, ma solo per un minuto, e tornerò, perché ho bevuto, per lei a cercare, non si cerca il dolore, ma mi batte il cuore. Parlami di te, bella signora, parlami di te, che non ho paura. Parlami di te, dei tuoi silenzi. Parlami con te nei tuoi appartamenti, i tuoi appartamenti. Sì. Oh, ma io che ti ho fatto tutto? Bella signora, parlami di te che non ho paura. Cantaresti! Parlami di te nei tuoi silenzi, parlami di te nei tuoi appartamenti, i tuoi appartamenti. Chi è che vuole fare il coro? Vai, io. Vai Farina, andrai a Franca, c'è Franca lì. C'è la musica adesso. Ti sono andato a cercare nel buio delle discoteche, o a mezzogiorno in riva al mare, nel sole delle spiagge affollate. Vai Chiara. Solitudine, parlami di te, bella signora, parlami di te che non ho paura, parlami con te nei tuoi silenzi, parlami con te, te, parlami di te, parlami di te, bella signora. Avanti su, chi vuole cantare? La non mi fai paura, signora solitudine, signora solitudine. Oh, prima se agito con un microfono là, o sai che mi pare io? Mosè, il Luca spartito là. Addio con un microfono. Se scansava tutti, io faccio così. Mi pario Mosè, come gli disse lo fiolo e filottrama e strascoli, gli disse: voglio vedere chi mi sa dire chi è Mosè.
sto figliolo alzò i bracci, la maestra tutta contenta perché era uno più somaro, disse: bravo, chi è Mosè? Gli guardò: un corritore. Era il famoso Willis, eh? No, disse: ma come un corritore? E qui Luca ha vinto tutti i campionati del mondo con la bicicletta, perché era filatra questo qui. Noi leggi dei giornali, zoccona. Qui la regia mi ha chiesto prima se qualcuno di voi voleva qualche bis. Qualche bis? Magari non voi so. Preferenze? Allora, facciamo così. Io intanto mi rimetto la cappottella perché ho freddo. Allora, ho sentito delle voci un po'. Allora, chi è che vuole sentire Zucchero? Chi è che vuole risentire? A Sandro Marzi, azzurro. A Sandro Marzi. Facciamo ritentare perché un attimo si è emozionato. Ormai ha rotto, eh. Se se la sente, eh. Nel senso ha rotto, no, è rotto. Sandro, mai ha fatto. Te la senti? Storda canta bene, eh? Cioè, no che l'ha cantata male, ma se ricorda tutte le parole Storda, lo so. Che primo? Vai, Sandro ha detto. A casa mia è stato bravo, quindi. Sandro ha detto: se non me la sento, casomai me la tocco. Bravo Sandro. Adesso visto, il tempo che la regia ritrovi un attimino nella trovata. Ma guardi, non siete uomini, siete cercatori di canzoni. Dambo avastro, la mamma. Oh, io ci riprovo, eh. Vai. C'ho ancora ta. Grazie. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri. Sera all'incontrario cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab come facevo da bambino, ma qui c'è gente e non si può più. Stanno innaffiando le tue rose. C'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro, lungo per me.
desideri, il mio pensiero è l'incontrario. Grazie, grazie. Questa volta è andata bene. Allora, ci è stato richiesto il tecno, il giovannotti di Appignano, che la macchietta nera di Appignano. Come? Adesso un attimo la base. Ragazzo fortunato. Magari. Se io potessi, sarei sempre in vacanza. Se io fossi capace, scriverei un cielo in una tazza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno delle verità. Io mento col sorriso. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e l'altro è da impazzire. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso. Fortunato perché mi hanno regalato un tonno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire. Sei bella come il sole, mi fa impazzire. Sì! Sì! Si tarda me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro al cuore. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso. Dieci cose fatte, ah, yeah. Te ne e dove c'è uno strappo, non metti mano a me. Everybody! Dieci cose fatte, te ne riuscita a mezzo, e dove c'è uno strappo, non metti mano a me. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un tonno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire, oh. Sei bella come il sole, everybody, fai il leso. Sì, sì. Se bella come il sole, a me fa impazzire, c'è niente. Basta, smetti, stacca la base perché non ce la fa più. Bravo Marco, ti vuole Carletto Marco? Sì. Allora, un bel applauso a Marco, fammi resto il microfono prima che fai danni. Lo sei, mettiti. Allora signori, noi avremo finito,
Voi ci avete sonno? Bene, nuotrici, volete ascoltare qualche altro pezzo? Però mi piace perché parlate una per voi, se capisce quello che dicete. Allora, avanti, quella signora ha alzato la mano, in segno di civiltà, dica. Cosa? L'africano? Paolo Massei? Volete per Paolo Massei! Ha staccato tutto. Ha staccato tutto. Maestro Gasparini, c'è una fuga. Allora, Paolo Massei ha staccato tutto, se sente le sue cassette. Cosa? Le canzoni che sono state suonate con il gruppo non possono essere ripetute in quanto è stato staccato tutto. Allora, oh, io vi dico qualche titolo di canzone. Per esempio, a volete il sindino Androrda, non son degno di te. Ma per forza non è stata cantata. Non è stata cantata, io non lo so se. È tardi. Federica, la solitudine. Rose rosse. Allora, è arrivata Federica. Che ci si metta la solitudine. Thank you.
Siamo arrivati alla fine, signori. Come tutte le cose, c'è un inizio e c'è una fine. Anche quest'anno, anche quest'anno siamo arrivati alla fine. Forse le presentatrici devono dire due parole. Le ultime cose. Quindi anche quest'anno siamo arrivati alla fine dello spettacolo e con la speranza che vi sia piaciuto rinnoviamo l'appuntamento all'anno prossimo. Prima della sigla finale ancora un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati alla realizzazione della serata. La Proloco, l'amministrazione comunale, tutti i ragazzi e le ragazze che hanno cantato e recitato, i tecnici del suono, Mr. Music di Macerata e naturalmente il più grosso ringraziamento lo rivolgiamo al pubblico, quindi a voi che siete rimasti fino alla fine ad applaudirci e a sostenerci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Vorrei fare gli auguri a Silvia che oggi compie gli anni. Auguri. Auguri anche a Silvia. Allora, ci mandi la sigla finale. Intanto che trova la sigla, io pure personalmente faccio i miei ringraziamenti a tutti quanti mi hanno dato una mano. Parlo chiaramente a livello tecnico, alle persone che magari non si sono viste qui sopra, ma che ci hanno aiutato moltissimo appunto dietro le quinte. E un ringraziamento particolare al Comune e alla Proloco. E chiaramente io personalmente vorrei che voi mi aiutaste a fare un applauso a tutti questi che sono saliti qui sopra, che per l'ennesima volta sono riusciti con la loro simpatia a dare vita a una serata di spettacolo. Io personalmente, ragazzi, vi ringrazio a tutti. Grazie. Prego. Prego. Tutti, Paese mio che stai giù una fossina, io come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono di te, la malattia, stasera io ti offro un po' d'allegria. Perpignà, 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 grazie a tutti.
tutti, arrivederci al prossimo anno.